Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del procuratore Alessandro D'Alessio della DDA di Napoli. Buonasera Buonasera, signor buonasera. procuratore, come sta? Bene, Morto di ben caldo? trovata. Sì, Un sì. caldo veramente pazzesco oggi, ma siamo proprio coraggiosi e quindi vi teniamo compagnia. Signor procuratore, avevamo voglia di sentirla, io avevo nostalgia proprio di sentirla perché ha visto tanti accadimenti e volevamo parlarne un po' con lei perché so che lei è una persona molto obiettiva e parla molto in maniera che si capisce molto bene. E i cittadini devono capire per poter scegliere perché Assolutamente. è importantissimo. Allora, signor procuratore, innanzitutto parliamo della nostra amata Napoli. Io sono napoletana, lei è napoletano? Sì, E quindi certamente. amiamo molto Napoli e io dico sempre è come una città assediata, assediata da tante problematiche. Oggi non si spara più, non ci sono più stese, non ci sono più bombe contro le saracinesche dei ristoranti. Fatto sta che è cambiata la strategia e quindi ci sono i raid incendiari notturni. Si incendia carta, plastica, si rovinano cassonetti dell'immondizia, le campane, non quelle che suonano, le campane per la La raccolta raccolta dei del rifiuti. È un danno all'ambiente, è un danno anche economico, perché ogni campana, pensate, costa 1.200 euro, mi pare, e quindi è anche un considerevole danno economico, ma soprattutto per i cittadini, un danno ambientale. Che ne pensa di questa? È sicuramente una strategia criminale, è cambiata la strategia, ecco, che si propone quale obiettivo vuol raggiungere questa nuova strategia? Non più rumorosa come prima, fino a poche settimane fa. Quando l'ascoltavo nel formularmi la domanda, riflettivo su una cosa, che oggi anche la criminalità è cambiata. Spesso la criminalità assume delle forme quasi da violenza metropolitana gratuita, È no? camaleontica, insomma, in Camaleontica generale. non solo, ma anche forme di criminalità che confinano in maniera forte con fatti apparentemente di vandalismo, no? Incendiare un cassonetto dei rifiuti è un gesto criminale, perché sicuramente è un gesto criminale, è però un gesto criminale che apparentemente costa poco, cioè non è come mettere la bomba sotto il negozio o fare anche fatti più gravi, però è un fatto altrettanto dannoso per la collettività. Ecco, riflettivo sul fatto che noi abbiamo una criminalità che è apparentemente più elementare nelle forme in cui si manifesta, ma che incide in maniera altrettanto forte rispetto, diciamo, ai fatti eclatanti che noi ricordiamo, proprio sulla vivibilità dei cittadini. Napoli è una metropoli, quindi ha un coefficiente di problemi che credo è legato proprio al suo essere metropoli. E sotto questo profilo quindi non si differenzia dalle altre metropoli, anzi credo che forse alcune situazioni che si riscontrano in altre grandi città europee o mondiali, per fortuna noi in Italia e quindi segnatamente a Napoli, non le abbiamo. Il problema napoletano è essenzialmente il fatto che, come di recente si è evidenziato almeno dalle cronache giornalistiche, che c'è una forma di criminalità pulviscolare molto, molto, molto diffusa, di difficile inquadramento. Di difficile inquadramento perché non risponde spesso a logiche di tipo verticistico. Tutti i fatti che incidono sulla, diciamo, sulla, buon vivere dei cittadini sono dei fatti negativi e sono dei fatti che richiedono due tipi di risposte. La prima di risposta ovviamente è quella di tipo militare immediato di intervento repressivo, ma come mi capita spesso di dire è una risposta da sola non sufficiente. Io credo che il cittadino debba essere la prima sentinella del suo vivere sereno e tranquillo e in forme civili. Io dico sempre, quando mi capita di andare nelle scuole, ai ragazzi, non delegate mai agli altri i compiti. L'essere cittadino significa anche assunzione di responsabilità. Credo che di fronte, per esempio, a questi fatti, che sicuramente non avvengono nel silenzio,
non sono fatti anche abbastanza eclatanti e evidenti perché spesso avvengono in pieno centro, quindi vengono notati. La capacità di reazione immediata del cittadino, per esempio segnalando alle forze di polizia l'attività in atto, quello dell'immediata reazione critica del cittadino, credo che possa essere una forma di risposta altrettanto efficace. E poi un'ultima osservazione mi si consente. La gestione dei rifiuti richiede due cose, richiede una politica onesta e lungimirante e richiede capacità di coinvolgimento dei cittadini. Era troppo comodo una volta, no? Buttare l'immondizia indistintamente dappertutto. Era troppo comodo perché non si, fra virgolette, faticava, per esempio, a differenziare. Noi dobbiamo soltanto, non soltanto pretendere dal cittadino, per esempio, che rispetti il ciclo dei rifiuti e anzi se ne renda protagonista di quel ciclo, ma dobbiamo soprattutto, secondo me, sensibilizzarlo, cioè fargli capire che quello sforzo di iniziale, quel superare le inerzie, quella insomma, passività iniziale, alla fine si ridonderà in un benessere per tutti e quindi anche per lui. Veda, è un po' tornare nuovamente al concetto del cittadino, cioè il cittadino deve impadronirsi di una. Secondo me, dimensione Deve fondamentale, avere un ruolo attivo, che essere cittadino è decisamente. faticoso, perché come tutte le cose nelle quali un soggetto è chiamato ad esprimere se stesso, costa fatica e si porta dietro il concetto di responsabilità. Se noi aumentassimo, ognuno di noi, tutti, no? Cominciando dalle famiglie, cominciando dalle istituzioni, cominciando dagli enti come la chiesa, la scuola, eccetera. Aumentassimo la riflessione sul concetto di responsabilità, credo che faremmo un grande passo avanti, forse altrettanto pari, se non superiore, a quello delle grandi operazioni. Io definisco spesso le operazioni di polizia come l'intervento del chirurgo. Il chirurgo interviene quando ormai non vi è alternativa all'intervento del chirurgo stesso. Noi dobbiamo cercare di fare in modo che l'intervento del chirurgo sia sempre più ridotto e che quindi sulla patologia possa prevalere la fase della fisiologia. Quindi più che altro prevenzione. Io prima proprio la Prevenzione e responsabilizzazione, educazione. Bravo. Io la scorsa settimana ho intervistato il nuovo comandante di Vigili del Fuoco che è arrivato da poco, viene da Roma. Fa molti corsi di formazione proprio per la prevenzione. Adesso noi affrontiamo l'estate, ma io mi sono portata il lavoro avanti perché abbiamo il terrore di ricordare il 2017, se lo ricorda. Ettari e ettari di bosco andati in fumo e poi si hanno i disastri idrogeologici. Insomma, è stata una cosa gravissima perché il fuoco, come diceva lei, è una cosa elementare, una cosa semplice, si realizza subito ed è una cosa purtroppo, e dobbiamo dire la verità, il modo più pratico, semplice, economico, non lascia traccia, come dico spesso io, e spesso rimane impunito. E quindi è la prima cosa da fare, la cosa più semplice, come diceva lei, non ci vuole la grande criminalità, anche la semplice criminalità, e anche questa bisogna stare attenti. E su questo il cittadino può fare tanto, come dice lei, a comunicare, ma si stenta sempre a comunicare, si stenta sempre. E questo il mio scopo di queste trasmissioni è sempre di far collaborare cittadino alle istituzioni, perché insieme si può fare tantissimo. Abbiamo due forme di responsabilità: il cittadino che deve essere cittadino, perché tutto quello che dicevamo prima, responsabilità, sensibilizzazione, condivisione, si traduce in un solo termine, essere cittadini. Essere cittadini significa soggetti attivi di qualcosa di cui si è parte. E nello stesso tempo le istituzioni devono essere credibili, perché il cittadino che è chiamato a scegliere le istituzioni, perché non dimentichiamo che chi sceglie le istituzioni è il cittadino con quel formidabile strumento che è il diritto di voto. Formidabile strumento che ha il diritto di voto. E l'istituzione deve essere capace di essere autorevole sempre, autoritaria quando è necessario, ma soprattutto essere capace di creare condivisione. Io non devo vedere nell'istituzione, qualunque essa sia, Una cosa qualcosa di diverso da lontana. me, qualcosa di distante. L'ospedale, la caserma, l'ufficio amministrativo. Deve essere qualcosa nel quale il cittadino vede, crede, sa che troverà un punto di riferimento, per carità, cittadino, nel rigoroso rispetto delle regole. E questo, immagini che grande rivoluzione sarebbe se riuscissimo tutti quanti a realizzare questo obiettivo. La realizzazione di un obiettivo è una cosa faticosa,
che parte però anche da queste cose che ci stiamo dicendo, cioè dalla diffusione delle idee. Io cito sempre le scuole nelle quali mi reco a volte a tenere incontri con i ragazzi. E dico sempre una cosa, dico ai ragazzi alla fine, dico se quello che io ho detto genererà per un momento, in serata, domani, un momento di riflessione da parte vostra, avremo buttato un seme in un terreno che forse uno su dieci però germoglierà e Certo. produrrà il frutto. Dire queste cose come le diciamo noi adesso È può un essere seme. utile perché induce alla riflessione. Ecco, dire per esempio che il cittadino deve fare il cittadino, l'istituzione deve essere istituzione, ma ci deve essere dialogo e Insieme. comprensione, significa magari far capire al cittadino, far comprendere al cittadino che quando l'istituzione non risponde a questi requisiti o quando lui come cittadino non risponde a questi requisiti, c'è qualcosa che è un disvalore. Già questo può essere un Di cambiamento. grandi aiuti. E il dialogo, Assolutamente. come dico lei, che lei ha questa caratteristica di parlare molto chiaro. Perché, come ho detto prima, il cittadino deve capire, se capisce, e capisce anche i propri torti. E quindi, insomma, come dice lei, collabora. Dunque, signor procuratore, c'è un po' di crisi della magistratura. Abbiamo sentito tutti parlare delle varie custodie cautelari nei confronti di magistrati di LCSM per corruzione. Custodie cautelari non ce ne sono. No, non ce ne sono. Custodie No, cautelari non mi risultano. vabbè, Io come insomma. lei ovviamente mi attengo a quello che leggo dai No, non giornali ci sono. e custodie All'inizio cautelari non ce ne non ce ne sono. sono. Oh, Non ci sono custodie cautelari ah, per... vabbè, meno male, allora mi sono sbagliata. Comunque la situazione è un po' grave. Si è visto che alcuni magistrati, insomma, facevano quello che non dovevano fare e insomma la situazione è grave. Si pensa a riformare. Riformare come? Riformare e sostituire i magistrati. E in che modo sostituirli? Ci sono tante idee. C'è l'idea del ministro della pubblica amministrazione Buongiorno che dice di fare un test psicoattitudinale, c'è addirittura chi pensa di fare le elezioni così a sorteggio, c'è il ministro Bonafede che invece dice vorrebbe ritornare al merito, perché mi pare che oggi si faccia per anzianità, ecco, ma poi il merito chi lo valuterebbe, c'è da dire. E comunque lei che cosa, come risolverebbe questa brutta faccenda che insomma ha colpito un po' tutti? Innanzitutto, ovviamente, non si tratta di risolvere perché ne posso parlare e ne voglio parlare come cittadino. Poi farei delle puntualizzazioni. Lei ha messo insieme problemi diversi. Una cosa riguarda il reclutamento dei magistrati a cui si riferiva la proposta del ministro Buongiorno, altra cosa è quella della scelta della composizione del CSM. Indubbiamente, questa volta lo dico da magistrato, la magistratura vive una pagina triste. Come spesso capita, e come mi sento orgogliosamente di affermare, la magistratura è una delle istituzioni migliori della Repubblica. Ha dato, credo, sempre prova e ha fatto una riflessione. Anche in questo caso, credo che la magistratura abbia dato una grande prova di sé. Ha dato una grande prova di sé. Perché tutto quello che sta uscendo grazie al lavoro doveroso, costituzionalmente doveroso, della magistratura. E quindi, voglio dire, cominciamo a mettere i paletti sulle cose. Per me la Costituzione rimane un punto di riferimento. E il legislatore costituente ha fatto un lavoro splendido nel momento in cui si è preoccupato per un verso di garantire l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e dall'altro lato di creare, di evitare, di fare in modo che la magistratura diventi un corpo a sé stante. E allora dobbiamo dire le cose con chiarezza. Perché è importante l'autonomia e l'indipendenza della magistratura? Perché dico sempre che ogni cittadino deve avere la certezza in qualunque contesto si trovi ad operare. Dalla grande impresa, ai rapporti con i grossi centri di potere, che se ritiene leso un suo diritto, deve poter trovare un giudice che secondo legge gli riconosca che ha quel diritto. Credo che sia il fondamento della democrazia e dell'essere cittadino, veda, torna a questo concetto. Il fatto che io so che anche se sono dipendente di un datore di lavoro il più potente al mondo, nel caso in cui quel datore di lavoro
ritengo che non rispetti nei miei confronti le regole della legge che viene al di sopra del giudice, e io so di poter andare da un giudice che ha il potere di riconoscermi che ho diritto anche a me, che sono la persona più debole del mondo, credo che sia una grande conquista. Questa grande conquista che il legislatore costituzionale ci ha regalato è una cosa di cui ogni magistrato deve andare fiero per un verso e, ancora una volta, responsabile per altro. Quello che leggo dai giornali è indubbiamente qualcosa di sconcertante, di avvilente, che è stato scoperto grazie al lavoro della stessa magistratura, perché mette in discussione, per esempio, non soltanto quel principio dell'autonomia e dell'indipendenza, ma mette in discussione l'organo che il legislatore costituzionale ha individuato per garantire questa autonomia e indipendenza, che è il Consiglio Superiore della Magistratura. Il Consiglio Superiore della Magistratura è un organismo di rilevanza costituzionale, cioè previsto e disciplinato dalla Costituzione, che per garantire che il magistrato sia veramente libero, perché queste cose dobbiamo dircele, ha fatto in modo che l'attività del magistrato, lo dico in termini semplicistici ovviamente per comprenderci, sia regolata non dal Ministro della Giustizia, perché altrimenti diventeremmo dipendenti del Ministro della Giustizia, ma da un organismo a parte. Certo. Quindi tutti dobbiamo renderci conto, innanzitutto di chi vi fa parte, della delicatezza dell'essere chiamati a far parte di un organo così importante, che deve garantire quella libertà che è libertà e garanzia del cittadino. Veda, spesso in questo paese noi abbiamo assistito, per giochi politici interessati, ad una sorta di avversione nei confronti della magistratura. Noti che io parlo di magistratura, non di magistrati. La magistratura è composta di uomini. È certo. Che si possa sbagliare fa parte della natura umana. È certo. Che il magistrato sia considerato infallibile, o peggio ancora, si consideri lui infallibile, è un errore immenso. È certo. Ma io vorrei che il cittadino riflettesse sull'importanza del fatto che la magistratura si mantenga veramente autonoma e indipendente come il legislatore vuole, per garantire quello che dicevo all'inizio. Il CSM quindi è un organismo non di casta o di privilegio, non l'ha voluto così il legislatore. E quindi le scelte che il CSM fa sono delle scelte che ovviamente nascono da un equilibrio tra una componente laica scelta da noi magistrati, certo, è una componente politica scelta dal Parlamento. E ha mai riflettuto sul fatto di chi presiede il Consiglio Superiore della Magistratura? Lo presiede il Presidente della Repubblica, che ha una funzione di riconduzione ad unità di tutto. Cioè tu CSM sei un organismo che è stato creato per garantire l'autonomia e l'indipendenza dei magistrati, ma non ti dimenticare che sei sempre una parte dello Stato. E quindi il capo di quello Stato è il presidente dell'organismo che io, Costituzione, ho previsto perché tu rimanga libero e indipendente. Certo. Detto questo, quello che è riportato dalla stampa, di cui attendiamo ovviamente poi le verifiche, però attenzione, la verifica processuale è un'altra cosa. Noi dobbiamo liberarci anche di questo, se dopo mi consente di dirlo. Altra cosa è il giudizio che il cittadino deve dare di quello che sta accadendo e di quello che sta uscendo in questo momento, che tra l'altro esce fuori grazie alle intercettazioni, certo. Esce fuori grazie all'estensione delle intercettazioni in materia di reati di pubblica amministrazione. È una cosa i Trojan stanno andando davvero, davvero sconcertante, certo, avvilente, grave. Perché pensare, è l'ipotesi, che i vertici degli uffici giudiziari siano scelti, e qui torno all'altra parte della domanda, il merito, l'anzianità, i criteri, eccetera. Quella scelta che è stata attribuita al Consiglio Superiore della Magistratura per quello che dicevo prima, vengano fatti, come in ipotesi, non sulla base di regole che dovrebbero garantire che venga inviato il miglior dirigente possibile dell'ufficio. Questa fa parte del diritto amministrativo. Io devo cercare di coprire quel posto con la persona che ritengo migliore per quel posto. Certo. Pensare che quelle persone vengano scelte sulla base di altro, e che vengano scelte addirittura perché occorre garantire certe indagini piuttosto che altro, è una cosa che da cittadino è estremamente avvilente. Per fortuna gli anticorpi sono scattati, esistono. Lei prima poneva la domanda, merito, anzianità, eccetera.
Io credo che, come si è cercato di fare nel corso degli anni, occorre innanzitutto rispondere a quell'esigenza. Io se devo scegliere il presidente del consiglio di amministrazione della mia società, credo che farei delle selezioni per prendermi il miglior presidente del consiglio di amministrazione. Certo. Lo faccio sulla base di vari criteri, quelli che io stabilisco, quelli che la legge stabilisce, quello che il CSM stabilisce. Ma poi quei criteri devo rispettarli. Certo. Se quei criteri nella previsione o nell'applicazione vengono distorti, per cui io scelgo non il miglior presidente del Consiglio di amministrazione, ma quello che è più comodo per me, magari per finalità non Per gli commendevoli, interessi. facciamo saltare l'intero sistema. Quindi, rispondendo in conclusione alla sua domanda, è sconcerto, gli anticorpi però scattano, la magistratura nel suo insieme, io porto la voce che leggo dei magistrati, quelli che lavorano tutti i giorni in modo oscuro, Vero, che ce ne sono sono tanti. indignati, tutto questo deve essere oggetto di immediata correzione perché si ritorni ad avere, voglio dire, il rispetto di se stessi e del ruolo delicato che, come spero di aver chiarito, Sì. il ruolo del magistrato è un ruolo di funzione, non è un Certo. ruolo di privilegio, non è un ruolo di voglio dire di potere di nessun tipo. Certo. Tutto quello che sta accadendo, ho paura che possa produrre un risultato questa volta sì disastroso. Speriamo di Che no. quel famoso cittadino che sa che qualunque cosa, con chiunque andrà a scontrarsi, lui essere umile, potrà trovare un giudice, dovrà trovare un giudice che gli dia ragione secondo legge, io spero che quel cittadino non perda quella Non fiducia. perda la E fiducia. quindi i Noi questo. comportamenti che incrinano questa fiducia sono comportamenti che io reputo davvero eversivi. E certo, ha spiegato veramente benissimo. E non penso, spero che il cittadino sia attento alle sue parole perché sono sagge parole e non si possa perdere per alcuni personaggi poi la fiducia di un'intera Vedo, dottoressa, istituzione, perdere la perché fiducia. è No, importantissimo, non solo, ma voglio ma si dire, fa se io presto. elimino la magistratura, elimino in senso di fiducia, Certo. che cosa ho dietro? Niente. Cosa c'è dietro? Cioè, pensi in astratto, al di là del Certo. merito o meno delle persone che ne fanno parte, la bellezza di un concetto che in questi giorni mi sono ripetuto più volte. C'è un giudice che mi può dar ragione se ho ragione. Cos'altro c'è di diverso? È essenziale nel funzionamento di un sistema. Certo. E noi siamo i primi magistrati responsabili di mantenere quella fiducia che il cittadino ha. Questo al netto degli Certo. errori, delle superficialità, che ovviamente, essendo anche la magistratura composta da esseri umani, credo che siano connaturali alla È natura umana certo, è e per normale. le quali bisogna studiare semplicemente dei meccanismi di È correzione certo. che la legge più o meno prevede. Quindi questo è il principio. Però, ripeto, il biasimo più totale per chi dal di dentro di quelle istituzioni. Si sente ribollire perché, per No, carità. no, il biasimo più totale va a quelle persone che dal di dentro non sono meritevoli È del ruolo certo. che hanno avuto, perché, come dico sempre, la corruzione è grave, in particolare perché ha due danni, ha il danno economico, ma soprattutto ha il danno della Morale, sfiducia e del tradimento del patto. Quando abbiamo assunto le funzioni, tutti i magistrati hanno giurato sulla Costituzione. certo. E quel giuramento, io credo che ogni magistrato debba, quei minuti in cui legge quel giuramento, invece di farlo con una formula, dovrebbe forse ogni mattina, È come certo. qualche volta mi capita anche a me di Di farlo, non leggere. tutte le mattine, di leggere quella norma Ma visto lei la che Corte Costituzionale sta portando in giro in tutta Italia quell'impegno, assolutamente. il viaggio con la Costituzione per far capire, perché oggi in un periodo in cui, non so se lei ha notato, sembra che ci siano solo i diritti, tutti i diritti, ma ci sono anche dei doveri. Leggere, come dice lei, la Costituzione sono diritti e doveri e la portano in giro Ma proprio per farla visto che stiamo conoscere. tornando a quel concetto iniziale, che è quasi il filo rouge di questa discussione, cittadinanza uguale responsabilità, l'istituzione che si apre, posso dire la bellezza di sentirsi parte di un progetto. Com'è Certo, bello quando io mi sento parte di un di un progetto progetto, di è cui sono normale, parte. è La normale. sentenza, quello che purtroppo è avvenuto, e molto spesso anche per colpa di certa cattiva politica, Certo. che elargiva le briciole a chi faceva, è quello di aver estraneato il cittadino dal progetto. Il È progetto era di qualcuno, il cittadino si accontentava delle briciole. certo. Spero che,
Io sono convinto che a volte, veda, anche le cose, dalle cose negative, Possono nascere quelle positive. c'è una frase molto bella che dice: non è negativo l'uomo che cade, è positivo l'uomo che cade e che ha la forza di rialzarsi. Io credo che anche questa vicenda, che le assicuro, sta producendo nella magistratura dei commenti, delle critiche, delle prese di posizione, dei ripensamenti molto forti, possa servire a uno scatto di orgoglio Certo, per tutti. certo, sicuramente. Signor Procuratore, Falcone, se lo ricorda, diceva sempre la separazione delle carriere tra PM e magistrato, competenze e carriere diverse. Lui si sentiva un diverso perché era controcorrente, se lo ricorda. Chissà se fosse ascoltata diciamo, questa ricetta sua Allora, per la magistratura, se le cose sarebbero andate diversamente. vede, Falcone, per esempio, fu una persona che Antesignale di fu questa idea. danneggiata, per esempio, da certe scelte del Sì, CSM dell'epoca, sì. che furono delle scelte probabilmente non felici e spero solo non felici, O volutamente non o felici. volutamente non felici. Quanto al tema della separazione, che gli avvocati spesso cavalcano, io personalmente sono contrario alla separazione delle carriere. Oggi di fatto una sorta di separazione c'è già perché passare dal PM al giudice, questo significa, cioè da chi indaga, raccoglie le prove e chiede a un giudice una condanna, al ruolo di giudice che invece è colui che legge le prove e decide, quindi sono due cose Certo, completamente diverse, già non è semplice. È molto complicato oggi perché la legge ha introdotto una serie di meccanismi. Io ho molta paura di un pubblico ministero che, tolto dallo stesso organismo dei giudici, diventi troppo parte. Io credo che ci sia una cultura comune che debba vincere e debba mantenere a vinti pubblico ministero e giudice, nella considerazione dell'unitarietà della magistratura. Veda, sono 32 anni che faccio questo lavoro, lo dico sempre agli avvocati con i quali a volte mi trovo nelle pause d'udienza a discutere di questo tema della separazione delle carriere che spesso ritorna. ritorna e spero che non torni in modo interessato, poi le dico perché. Dico sempre, sono 32 anni che faccio questo lavoro e ho fatto sempre il pubblico ministero, quindi di fatto mi sono autoseparato. Non ho mai trovato un giudice che desse ragione a un pubblico ministero perché è un collega magistrato. Anzi, molte volte noto nel giudice un atteggiamento di ricerca ancora di più di questo distacco. Non solo, l'essere parte della magistratura mi distacca, per esempio, da chi indaga e mi consente di mantenere una posizione di terzietà. Io dico poi un'altra cosa. Io, in quanto pubblico ministero, come il giudice, facciamo parte dell'unico ordine della magistratura, per la quale ci sono tutte le garanzie di cui parlavamo prima, il CSM di cui parlavamo prima. Nel momento in cui io sarò distaccato dal giudice, io che sono quello che fa lavorare il giudice, Certo. perché indago E porta la e prova. porto la prova, ma prima ancora della prova porto le notizie sulle quali porto la prova. Nel momento in cui io sarò separato dal giudice, e quindi non faccio più capo a quell'organismo autonomo e indipendente che fa capo al CSM. Io a chi risponderò? Temo che un PM separato da un giudice possa essere prima o dopo attratto nell'ambito del controllo dell'esecutivo e quindi diventare parte vera. E quindi essere condizionato nelle sue scelte Diventa succubo, dall'indirizzo politico di maggioranza. diventa C'è il succubo. rischio. Allora io dico che è una cosa che non soltanto non mi convince, ma che ritengo alla lunga pericolosa. E poi posso Certo. dire una cosa, non credo che sia questa l'emergenza. La vera, certo. Cioè, in questo paese a volte inseguiamo i feticci, inseguiamo i Perché non simboli. si sa più a che aggrapparsi, questo è. Questo forse ne è buona, o perché si vogliono forse colpire
e in modo indiretto altre cose. Io credo che in questo momento il problema della separazione delle carriere, lo dico con forza, non mi sembra che sia un problema. Certamente. Il Presidente della Repubblica Mattarella ai magistrati, in occasione dell'anno formativo 2019 della Scuola di Superiore di Magistratura, quella che sta a Scandicci, a provincia di Firenze, dice di usare, raccomanda ai magistrati di usare con calma i social, con discrezione, perché dice ne può andare di mezzo la credibilità e il prestigio della magistratura. La magistratura, come dicevamo, deve essere indipendente, deve cioè essere, non deve seguire l'onda mediatica, l'onda del sentimento popolare, di quello che si scrive sui giornali, deve seguire solo la legge, giusto? Assolutamente, a parte voglio dire l'autorevolezza di chi lo dice, del Presidente della Repubblica, poi dice seguire rigorosità, insomma, del Presidente Mattarella, che è rigore professionale e sobrietà di comportamento, sia veramente una figura superiore, eccezionale, eccezionale. In questi veramente momenti una delle persone, voglio dire, che ci ricorda, voglio dire, forse l'espressione abusata, i padri della patria. Tante volte le cose negative ti fanno capire meglio i personaggi, assolutamente, ma probabilmente perché il personaggio vero esce nei momenti negativi, è quando ha la capacità di tenere la barra dritta e di portarla avanti. Quindi il Presidente Mattarella su questo ovviamente è la persona che si sapeva essere. Sono d'accordo, ovviamente, ci mancherebbe altro. Il magistrato deve, diceva Pertini, essere non solo essere indipendente, ma anche apparire tale. È giusto. E quindi deve evitare tutte quelle attività che possono minarne agli occhi dei cittadini, in nome dei quali noi esercitiamo le nostre funzioni. Perché lei non dimentichi mai che quando si legge una sentenza si inizia dicendo Repubblica Italiana in nome del popolo italiano. Cioè il giudice in quel momento sta manifestando, ovviamente sotto un profilo di impostazione tecnica, la volontà del popolo. E il rapporto sempre quello è. Il rapporto con sempre. Quindi ovviamente molta, voglio dire, sobrietà, molta sobrietà sempre. E sono d'accordo con lei, veda, il magistrato, non dico solo il giudice, quindi vede, ancora una volta ritorno all'unitarietà, quindi sia il giudice che il pubblico ministero, devono avere da un lato la considerazione dell'alta funzione che hanno, dall'altro la considerazione del fatto che sono delle persone chiamate ad un compito fondamentale, che è però il compito di interpretare e applicare la legge al caso concreto. Questo vuol dire che l'unico limite e l'unico potere è quello della legge. Certo. Per cui ovviamente non va cercato consenso, assolutamente. La legge è il mio faro. Io applico la norma che ritengo adeguata a quel caso per come ho ricostruito. Posso sbagliare nel ricostruire il caso, abbiamo detto che ci sta. Posso sbagliare nell'interpretare la norma, può essere che ci sta, ma guai a quel magistrato che fa qualcosa di diverso dall'applicare la legge al caso concreto. È normale. E sa perché? Perché finisce la sua legittimazione. Certo. Cioè io ho dei poteri che mi derivano dalla legge e che la legge mi disciplina nelle modalità di svolgimento. È normale. Posso perquisire in presenza dei presupposti di legge, posso chiedere di intercettare in presenza dei presupposti di legge, posso chiedere di privare, ahimè, della libertà personale una persona di fronte ai presupposti di legge. Posso errare nell'interpretare la norma o nel ritenere sussistenti i requisiti che la norma prevede. Ma se io mi pongo fuori dalla legge, per esempio il consenso popolare, come diceva lei, io in virtù di che cosa? Perdo quel momento che giustifica il mio potere. Certo. Perché finché mi mantengo nell'ambito della legge, io sto esercitando, sto facendo qualcosa che la legge prevede che faccia. Nel momento in cui invece io vado a fare qualcosa di diverso da quello che la legge mi consente, esce fuori binario. Esco fuori binario e soprattutto vado ad esercitare qualcosa che è esclusivamente mio e rispetto al quale io non sono né eletto, non ho legittimazione. Quindi è gravissimo, ha ragione lei. Guai al magistrato che cerca il consenso popolare, per esempio. Il consenso popolare lo deve cercare il politico, che poi fa le norme che il magistrato applica. Il magistrato deve cercare solo una cosa, di avere la tranquillità, la serenità, la libertà di essere libero nell'interpretazione della legge. Della legge. E non deve fare altro, che è un compito, poi le assicuro, non da poco. Non da poco. È sempre un piacere ascoltarla.
Grazie. Io voglio rinnovare questo fatto. Dunque, cambiamo argomento. I femminicidi continuano, come si dice a Roma, tutta gallara. E a Cisterna di Latina, cambiamo argomento, un autotrasportatore ha ucciso la moglie. La figlia di 10 anni è andata al mattino a svegliare la mamma e l'ha trovata in un lago di sangue. Il padre è andato un po' girovagando per Cisterna di Latina, poi è ritornato a casa e i carabinieri lo hanno arrestato. Ma lui ha detto, sì, ho ucciso io. Si stavano separando e bisticciavano per l'affidamento della bimba, della figliola. Ecco, e tutti hanno pensato, se fosse arrivato in tempo quel famoso codice rosso che è ancora fermo al Senato, che dice non se ne fa ancora, non si sa se applicarlo o non applicarlo, quel codice rosso, quella corsia preferenziale che aveva stabilito il ministro della giustizia Bonafede, per cui una donna, per incentivare la donna a denunciare, che ancora stenta a denunciare, denuncia alle forze dell'ordine e nel giro di 3 giorni, così si era la cosa, nel giro di 3 giorni il PM la convoca e vede il da farsi, che cosa si deve fare. Ecco, oggi quest'idea del ministro Bonafede è ferma al Senato, però poteva essere utile in questo momento, perché la signora aveva visto sicuramente qualche cosa, perché i litigi erano da tanto. Ma la cosa diciamo strana, sa qual è? Che è stata una legge, sarebbe una legge fatta per fare presto, e adesso si discute all'inverso, che dice che è troppo presto, cioè 3 giorni sono troppo pochi, perché la signora è ancora sciacquata. La signora è andata a denunciare, e come fa dopo 3 giorni ad andare dal PM? Noi ancora adesso va di moda il turbamento, non so se sì. Ogni cosa si pensa al turbamento, è turbata. È entrata anche in una norma. Giustamente, ma te poi gira, andiamo sempre ai magistrati, toccano a decidere, quindi adesso si pensa che è troppo svelta, è un nonsense. Allora, veda, anche questo è un problema che richiama una riflessione, secondo me. Non so se lei la condivide, anzi mi piacerebbe anche ascoltare su questo punto, ascoltare lei. Una donna. Una donna è una persona così impegnata. Non è che questo è un paese che si affida troppo alla magistratura. Ma le altre cose proprio funzionano, è questo il problema, è questo il problema. Ecco perché ci è crollato il mondo addosso adesso, in questo momento. Questo è il problema. Il magistrato penale, dicevo prima, è un chirurgo che è un bisturi. Dal chirurgo ci si va normalmente quando la situazione è non altrimenti ovviabile. Non altrimenti ovviabile, può essere pure una appendicite banale, no? Però certo. Voglio dire, finché non si infiamma, finché non è proprio eccetera, uno normalmente diciamo non ci va. Certo. Eppure l'appendice sta lì, se non dà fastidio non ci si va. È meglio non andarci. Quando si va, come tocco in questi... Fai una visita da un chirurgo, uno capisce subito, dice, ma allora sono proprio... Perfetto. Veda, dovrebbero esserci tutta una serie di interventi, anche preventivi. Perché non sempre l'intervento del magistrato penale risolve nel modo adeguato. Io ritengo che l'intervento veloce in qualunque campo, soprattutto ovviamente nel campo penale, sia il migliore. Io ho sempre detto che se fossi un imputato vorrei essere processato in tempi ragionevoli, perché se sono colpevole non mi devo portare appresso il peso, se sono innocente, lei si immagina, voglio essere liberato dall'accusa che mi viene fatta. Però è anche vero il contrario, ne parlavo di recente con un avvocato molto affermato, molto bravo e devo dire anche molto attento, che mi parlava di un processo che si stava celebrando con particolare velocità e lui difendeva l'imputato e non ci credeva, lui non era contento della velocità del processo, perché diceva, dottore, veda, ci sono delle esigenze di metabolizzazione dei fatti che sono essi stessi una garanzia per l'imputato. Io, come difensore del mio imputato, di fronte a un processo che va velocemente, non sono contento. Perché c'è il rischio della giustizia. La giustizia è più veloce. Allora non va manco il fatto della prescrizione. Eh? Quel fatto della prescrizione che, diciamo, velocizza i processi. Ma voglio dire, no, nel senso che stavo dicendo, cioè nel senso che
Bisognerebbe la fretta meditare eccessiva di a volte non va bene. Non va bene. Come tutte le cose, diciamo, sagge, c'è l'esigenza di collocarsi in una via intermedia. Però, ripeto, quello che, rispetto alla sua domanda, quello che mi interessava chiarire è questo, che innanzitutto siamo molto avanti. Oggi tutte le forze di polizia, in particolare, ma veramente tutte le forze di polizia, hanno una sensibilità che prima non c'era. Altrettanto accade per la magistratura. In moltissime procure, credo in quasi tutte, si sono costituite delle sezioni composte da magistrati specializzati nella materia, si parla di tutela delle fasce deboli. Ma pure le forze dell'ordine fanno dei corsi. Ci sono tutta una serie di strutture intorno. Sì, preparatorie. Per cui credo che tantissimi passi avanti sono stati fatti. Certo, altri bisognerebbe fare. Certo, voglio dire, non soltanto in questo campo, ma dappertutto ci vuole l'esigenza di una risposta che sia pronta, ma attenzione, che sia anche una risposta però calibrata, dosata, senza fare giustizia sommaria, perché vede, quando si parla di eccessiva velocità, quando si parla di... Tutti viene, gli eccessi sono... Sì, viene in mente che magari su certi processi si vuole il tema, su certi altri, siccome c'è il consenso dell'opinione pubblica per farlo, c'è l'esigenza... Io penso sempre che la verità sta nel mezzo e che non bisogna, e qui la mia domanda, la mia risposta si conclude, non si deve caricare sulla magistratura dei compiti che sono anche di altre strutture. Cioè io ritengo che per esempio gli assistenti sociali, per esempio la capacità di, anche, perché no, dei medici di segnalare quelle situazioni di disagio, delle chiese, cioè di chi è sentinella sul territorio, come la chiamo io. Bisognerebbe cominciare a lavorare anche su questo. Ma perché c'è il soggetto che non denuncia, ancora non denuncia. Bravo, cominciare a far capire a chi subisce un sopruso che deve che la denuncia. E ancora oggi, voglio dire, si sente parlare di persone che non denunciano perché non vogliono turbare gli equilibri, perché hanno vergogna, perché non un senso di privacy, perché pensano di una... Ecco, vede com'è importante. Allora a me, per esempio, interessa più questo. Certo. Interessa lavorare più sul settore di dire non vergognatevi, apritevi, istituzione, vede, cittadino diventa responsabile, istituzione, sii comprensiva, sii pronta, sii accogliente per queste persone che vengono a denunciare. Perché non è facile essere accogliente, perché la donna in quel momento ha un ripercorso, è una doppia fatica. Lei immagina, se questo accade nei primi momenti, probabilmente si evitano le posizioni. Si salva. Quindi vede come la strada a volte è molto complessa e va affrontata, soprattutto io credo, sempre senza cedere alle pulsioni e alle passioni, ma cercando di essere quanto più freddi e raziocinanti possibile. E la magistratura da solo questo lavoro non può fare. Non lo può fare, è questo. Un altro suo consiglio, un altro suo parere, c'è stata adesso il primo caso dopo la legittima difesa, l'approvazione della legittima difesa, l'articolo mi pare 52, che è stato modificato con l'avverbio di tempo sempre legittima. E poi nel 55 pure hanno tolto la punibilità, mi pare, la colpevolezza, sempre con il fatto del turbamento. E c'è stato il caso di un tabaccaio, l'ha saputo lei, quello là di Ivrea. Sì. Lui, questo tabaccaio, lo raccontiamo ai nostri telespettatori, casomai non avessero letto, abitava sul suo negozio di tabaccheria e aveva avuto parecchi furti. In uno di questi dei malviventi sono entrati in piena notte e lui ha raccontato, ed è morto uno dei, mi pare erano in tre, e lui, quando sono arrivati i carabinieri, ha raccontato di aver avuto delle colluttazioni, essere sceso, ha avuto delle colluttazioni, è partito un colpo, insomma lui ha sparato ed è morto stecchito un ladro. Ben diverso, perché la procura di Ivrea ha fatto fare degli accertamenti e il tabaccaio non era proprio sceso dal balcone, ha sparato e ha centrato l'uomo alle spalle, il ladro. Ecco, in questo caso, secondo lei, si può applicare questa legittima difesa? Perché adesso ci siamo sempre al fatto, sempre al magistrato torna. Allora, innanzitutto
mi consenta di non esprimermi sul caso di specie perché non ne ho né i mezzi. No, né, ma più, sommariamente. Voglio dire, ma mi no, preferirei fare così. Un discorso generale. Preferirei fare un discorso generale. E lei sa che non mi sottraggo alle cose, però no. Voglio dire, per giudicare bene un fatto specifico. Bisogna averne, e questa è anche la contezza, prima regola fondamentale. Contezza chiara. Allora, se io voglio fare il medico, prima di dare un consiglio ad una persona, devo fare il medico. E quindi, se sono un medico, so che devo chiedere certe cose. Vabbè, non l'ho raccontato, un certo vuol valore. Dire che non l'ho raccontato bene. No, no, l'ha raccontato il fatto benissimo. Più o meno è così. L'ha raccontato benissimo. Io farei un discorso più generale. Il discorso più generale che farei è questo, che la legittima difesa è un caso, è una situazione nella quale lo Stato, che ha il monopolio della forza, perché noi abbiamo fatto un patto come cittadini e abbiamo deciso di devolvere la soluzione delle controversie e l'uso della forza allo Stato. Ok? Vabbè. E lo accettiamo tutti. In situazioni particolari lo Stato dice tu cittadino puoi fare uso della forza. Venendo meno a quella regola generale per la quale tu hai dato a me il monopolio dell'uso della forza. Quindi devono essere situazioni particolari. Ora io dico, anche questa è una materia che va affrontata senza influssi emotivi e noi abbiamo una responsabilità, dottoressa. Lo so. Abbiamo la responsabilità di indurre la gente a ragionare, no? A non affrontare le questioni con la passione, con la pancia, ma a cercare quantomeno di far mediare pancia e testa. Allora dico questo, dico la legittima difesa è una situazione estremamente delicata perché si attribuisce ad un soggetto la possibilità di aggredire un altro soggetto in presenza di condizioni che la legge stabilisce. Viva Dio, perché altrimenti diventerebbe il Far West. Sono delle situazioni nelle quali il compito del magistrato è estremamente difficile, per questo non ho voluto intervenire caso, sulla vicenda del sì, caso. È giusto. Perché ci sono delle sfaccettature così complicate. Così delicate. Così delicate. E il compito del legislatore, siccome il giudice, come dicevamo prima, applica la legge, è quella di fare in modo di rendere più facile il lavoro difficile e che sarà sempre difficile del magistrato. Questo è più difficile ancora. Utilizzando concetti chiari. Lo so. Allora, il legislatore cosa ha fatto con il nuovo articolo 52? La legge, sarò ovviamente rapido e cercherò di essere anche semplice nella mia esposizione, la legge dice tu puoi agire legittima difesa se ci sono certe condizioni. Siccome spesso si discuteva sulla necessità della reazione, sulla proporzione tra l'offesa che stavo ricevendo e l'aggressione che ho fatto, se una persona attenta per esempio alla libertà sessuale di un'altra, la persona che sta subendo l'attentato alla libertà sessuale cosa può fare? Deve colpirlo con un pugno, una testata, accoltellarlo o può anche sparargli. Vede com'è delicato il tema. Ed è il magistrato che di solito risolve questi problemi. Perché lei, il magistrato vede la gravità del reato. Il magistrato vede il fatto, innanzitutto cerca di ricostruirlo nel modo più fedele possibile. Lei ha detto, la procura di Ivrea ha accertato che lui in realtà non era mai sceso, quindi vuol dire che ha fatto un lavoro innanzitutto di ricostruzione del fatto. Poi va a vedere se quel fatto così ricostruito risponde a quei requisiti che la norma prevede. Allora, se io parlo di proporzione, per esempio, è molto se io difficile. Parlo di necessità, utilizzo dei concetti necessariamente, se non aleatori, comunque valutativi. Per me può essere proporzionato quello che per lei non lo è. Per me lei può dire, se qualcuno attenta alla libertà sessuale di una donna, la donna che ha la pistola è legittimata a sparargli in fronte. Un'altra persona può dire no, così non è proporzione, perché in fin dei conti è vero che stava attentando alla tua libertà sessuale, ma tu hai soppresso la sua vita. Non c'è proporzione. Non c'è proporzione. Qualche altro potrebbe dire no, c'è proporzione, perché veda com'è delicata la materia. Molto, veda molto. Veda com'è delicata. Sì. Allora il legislatore cosa ha fatto di recente? È intervenuto a dire in certe situazioni c'è sempre proporzione. Si è preso su di sé il legislatore il compito di sostituirsi al magistrato. Per dire che
In alcune il legislatore è come se dicesse al magistrato: non lo fare più tu questo compito, lo faccio io. Te lo dico io. C'è proporzione quando una persona entra armata a casa tua, c'è proporzione e indica vari episodi. Lei lo giudica giusto, io no. Io non lo. Allora, io no. Da magistrato tengo a distinguere due fasi. Da magistrato sono tenuto ad applicare la norma. Siccome però io nell'applicazione della norma so da tecnico del diritto che la norma non può derogare a una norma superiore che è la Costituzione, posso cercare, se la lettera della legge lo consente, perché se vado oltre la legge, la lettera sono io che faccio la norma e sto esercitando un potere che non ho. Se posso interpretare quella norma in modo da renderla maggiormente conforme a quello che è la Costituzione, ho il dovere di farlo, altrimenti devo rimetterla alla Corte Costituzionale. Da cittadino posso dire, e qui forse la domanda che lei fa è da cittadino, io come magistrato applico la legge, quindi quel legislatore mi dice di fare, lo faccio, la interpreto, se ritengo nella mia libertà, perché il giudice è libero, che quella norma non sia conforme ai valori costituzionali, cerco di renderla conforme con l'interpretazione, la rimetto alla Corte Costituzionale. Da cittadino dico, per un verso, che la gente è stanca, perché la gente si sente difesa. È stanca di subire. È stanca di subire. Per altro verso, non credo che l'autodifesa esasperata risolva i problemi. Corre il rischio di cadere un fuoco. È un terreno troppo delicato. E allora devo dirle una cosa che poi da cittadino mi sente dire. Viva Dio che questa delicatezza se lo prenda la politica sulle spalle. Perché quello è il compito del politico. Il politico, di fronte a una situazione delicata, fa la sua scelta ed è legittimato a farlo perché è stato votato. Certo. Noi, cittadini, abbiamo un'arma. Se quella soluzione non mi piace, alle prossime elezioni dico, per me non sei stato conforme a quello che io volevo e non ti voto. Però io credo, la politica ha fatto una scelta ponendo un ampliamento del concetto di legittima difesa e rispondendo a certe voci dell'opinione pubblica. Come magistrato sono tenuto ad applicare la legge, come cittadino darò il mio giudizio quando sarò chiamato a dire votare. Se quella persona... È valido, quelle persone, no. quella soluzione politica è conforme alla mia idea. Ecco perché il voto deve essere libero, vedi? Perché se invece il mio voto è comprato, quel politico non saprà mai se io l'ho approvato o non l'ho approvato. E non si leva mai da mezzo. Ma viene meno tutto il funzionamento del sistema democratico. Riciccia fuori, capito? Esce da una parte e ritorna dall'altra. L'ho soddisfatto con la mia risposta? Assaissimo, moltissimo. Però io non ci so, con queste armi, che ce ne siano un poco troppe in giro, bisogna dire la verità, a me mi spaventano un po'. L'altro giorno ne è successa un'altra con un 83enne che era disturbato, perché sotto casa sua c'era uno chalet a Palma Campania, sì, quindi un paesino, e si è innervosito e la persona anziana già va in ansia perché è più ansioso del normale. Però vede, anche lì ira brevis furor, quella persa la testa, buonanotte, anche lì veda, ovviamente, anche lì veda, c'è però un problema di controllo, glielo dico da napoletano. C'è però anche un problema di controlli di esercizi commerciali e di attività che disturbano i cittadini? Certo. Allora, per carità, quella reazione è una reazione ovviamente criminale. Ecco, non proporzionata, come dicevo. Non solo proporzionata, ma giustificata, assolutamente folle. Vabbè. Però lo Stato, l'istituzione, deve essere pronta a verificare, deve farlo con efficacia, se un'attività, per esempio, sia rumorosa oltre i limiti di legge. Se sotto casa sua mi metto io con la mia discoteca, in violazione di qualunque norma... Se la mette lei, io sopporto, dico vabbè... Vabbè, lei è gentilissima. Il signor procuratore, vabbè, che mi sento però, la musica e sopporto. Se però le do fastidio con la musica lei, messa anche oltre la mezzanotte... È tutta gallara, come si dice a Roma. Qual è la reazione a cui lei ha diritto? Certamente lei non ha alcun diritto di prendere il fucile e di spararmi da là. Anche perché non lo saprei usare. Ma soprattutto lei ha diritto di poter chiedere ed ottenere in tempi rapidi che ci sia un organismo che controlli che quell'attività sia o meno conforme a legge. Se è conforme a legge, vuol dire che la sua sensibilità è contrastante con la legge, cambierà casa e andrà in un'altra parte. Ma se non è conforme a legge... E io ho ragione.
Io devo andare via da quel posto o rimettere la mia attività in regola. Questo molte volte salta. Allora dico. Con questo rispondiamo a tutte le varie movide che ci sono in giro, a Assolutamente. Caserta, ad Passo a Aversa, ci Napoli, so, a cioè, Napoli, ci sono persone che sono ci sono pure zone sottratte alla quiete. alla quiete che è un diritto dei cittadini. Allora, ben vengano i locali, ben vengano quello che fanno, ben venga lo sviluppo del commercio, ma viva Dio nel rispetto delle regole e necessità di chi è chiamato a controllare l'osservanza delle regole, perché qui parliamo sempre di regole, di fare in modo che il cittadino abbia un punto di riferimento e posso utilizzarlo. Vedete, torniamo ancora una volta al concetto iniziale. Sempre la collaborazione. Signor Procuratore, siamo alla fine, mi dispiace, ma comunque c'è ancora altro. Dunque, dopo Schiavone Junior si è pentito anche un altro criminale, e proprio di questi periodi, ed è al 41 bis dal 2006 ed è giovane. Ha anche detto a un certo punto, ha detto: io mi voglio pentire, voglio fare il collaboratore di giustizia. Falcone, sempre ritornando, di cui si è celebrato l'anniversario un mese fa, credeva molto nei collaboratori di giustizia. Lei ne ascolta tanti perché è bravissimo. Lui si conquistava la fiducia dei collaboratori di giustizia. Il primo fu Tommaso Buscetta, dal quale seppe una cosa che non si era mai saputa, il fatto della cupola. Ecco, come si conquista la fiducia di un collaboratore di giustizia? Perché il rapporto è difficile e bisogna accertare che sia vero, tutto vero quello che dicono, che non sia un suggerimento di altri colleghi, che non sia fatto quella confidenza per altri scopi. Come si conquista la fiducia di un collaboratore di giustizia? Perché oggi come oggi sono, Basta diciamo, essere molto importanti. assolutamente uno strumento importante quello delle collaborazioni. Basta essere lo Stato, cioè credibili e professionali. Poi, ripeto, come ogni attività umana è soggetta all'errore. Ma essere credibili ed essere attrezzati professionalmente e ricordarsi che si è un servitore dello Stato, quindi che si ha la legge al di sopra di se stessi, credo che siano le tre componenti, oltre all'esperienza ovviamente, che consentono di avere un approccio giusto con una fonte di prova, che lo dico ancora oggi, è fondamentale, perché Sì. essendo la mafia, la camorra, l'andrangheta, le organizzazioni mafiose, organizzazioni che fanno della segretezza del vincolo una delle loro caratteristiche, se io non riesco a penetrarci dall'interno, difficilmente riesco ad ottenere il Deve risultato. operare una maieutica. Assolutamente, Socratico. bisogna Deve essere diventare, socratico. bisogna rispettare la persona, questo sempre. Prima cosa bisogna essere psicologi, sicuramente. E adesso nel processo penale la figura importantissima è lo psicologo. In che senso? È importante nel senso che ci sono, oltre agli approcci tecnici, magistrato e avvocato, c'è anche l'approccio, diciamo, specialistico dello psicologo. Lei ha mai riflettuto su una cosa? Che il processo penale non è altro che una lettura di fatti per vedere che cosa questi fatti dicono. Se io sento un testimone, il testimone mi racconta una cosa, io devo andare a vedere se quello che sta raccontando è vero Quello che ho detto io. o no. Se io ho un capello a terra, devo andare a capire che cosa quel capello a terra mi rappresenti. Chi ce l'ha messo? Quindi Perché è stato devo messo? utilizzare delle chiavi di Delle cose, lettura di fatti. difatti. E specialmente in materia di criminalità organizzata è molto importante che il giudice sia per un verso professionale e per altro verso che il giudice abbia la capacità di cogliere il fenomeno che sta giudicando, perché ci sono dei messaggi che possono essere colti a loro portata dimostrativa, cioè in quello che dicono, soltanto se io guardo quel messaggio dal punto di vista del contesto in cui quel messaggio viene messo. Faccio un Certo. esempio. Se È la moglie affascinante questo fatto del di. capo clan va in un negozio di un comune della nostra provincia, la moglie del capo clan conosciuta in quanto tale, entra ed è la moglie del capo clan e fa la spesa e poi va alla cassa e
Dice, allora io ho preso questa, cioè il negoziante impaurito le dice, no signore, non mi dice, preoccupa, non si preoccupa, fate un omaggio. Io devo poter leggere quel comportamento. Se viene una persona che non è capace di cogliere quel comportamento, interpretare, bravo, ne dà una lettura profondamente diversa, perché dice, ma in fin dei conti quella signora che ha fatto è andata alla cassa, il tizio lì ha voluto fare un omaggio, è una cosa assolutamente lecita, anzi è una liberalità. Certo. Veda, questo fa parte della professionalità e questo fa parte anche della capacità di cogliere il vero significato dei fenomeni. E molte volte si corre il rischio di sprecare il messaggio dimostrativo, che ecco perché il giudice che uno non materia, ha saputo cogliere. In materia magari di criminalità, ma forse ci vuole grande professionalità, grande preparazione. Grande, grande. Diceva Falcone, diceva, una delle cose che mi aiuta nel mio lavoro è che io sono nato nella loro stessa terra. Quindi a volte capiva il sentimento, ragiono come loro. E quindi ne riesco a capire. Molte volte per saper rispondere bene alle cose bisogna anche capire. Calarsi dentro calarsi proprio. Dentro. Io dico che il mestiere più difficile è il magistrato. Io credo che tutti i mestieri siano difficili. Sono tutti difficili se fatti bene, sì, è vero. Io c'era un sacco di cose, ma no. Solo questo. Dunque, dal 41 bis, dalle carceri, pare che si riesca a comunicare per il caos che c'è, perché c'è gran caos nelle carceri, sono super affollate. E nel 2013 la Corte Europea ci ha condannato, hanno detto che stiamo proprio inguaiati. E insomma, si riesce a comunicare. Volte si è scoperto anche che riescono a imporre il pizzo, quindi ottenendo due cose, il controllo del territorio e anche la, diciamo, sovvenzionare, insomma, portare soldi a casa in loro attesa, perché loro sono in galera e quindi non possono certo guadagnare. Vabbè che ci sono le mogli che dice sono bravissime, le mogli dei boss sono ancora più bravi, sono ancora più brave a raccogliere il pizzo. Come succede questo fatto? Ci sono momenti di distrazione, perché succedono anche delle risse all'interno, e c'è anche un articolo 14 bis, mi pare, che mette ordine quelli che torturano, perché si viziano anche altri colleghi, sono ammassati d'altra parte 5-6 in una stanza, eppure è comprensibile che capitino delle risse. Forse si è un po' più distratti, perché è grave che parta un... Allora, oggi abbiamo parlato di intercettazioni e abbiamo detto che sono uno strumento fondamentale, e guai a limitarne, specialmente se in modo interessato, l'utilizzo. Abbiamo parlato di collaboratori di giustizia, io non li chiamo pentiti, li chiamo collaboratori di giustizia, e abbiamo visto che sono uno strumento fondamentale e indispensabile. Strumenti da utilizzare tutti e due, le intercettazioni e le collaborazioni, con grande professionalità, attenzione, sotto il controllo del giudice. E mi fa piacere che lei cita anche il 41 bis, perché un altro degli strumenti che è fondamentale nella strategia di contrasto. Vuol dire, praticamente, isolare con delle regole particolarmente rigorose il soggetto meritevole di essere isolato perché ritenuto capace anche dal carcere di mantenere vivo il fenomeno camorristico, mafioso, metterlo in condizione di rendere più difficile e complicati la comunicazione. La comunicazione. Ovviamente, per un verso, per finalità strutturali. Non tutti gli istituti, nonostante gli sforzi fatti, sono uguali nel garantire la tenuta dell'isolamento. Ci sono dei contatti che permangono, sia pur controllati. Il soggetto al 41 bis, sia pure con limiti, fa comunque colloqui con i familiari. Ci sono comunque delle più o meno crepe nelle quali ovviamente la capacità comunicativa di questi soggetti si può inserire. Io credo che il fenomeno innanzitutto sia molto meno intenso, perché si è cresciuti nella professionalità anche nel controllare, rispetto a quello che si può immaginare. Certamente esiste, ma non esiste da oggi. Certamente il fenomeno del sovraffollamento carcerario aggrava, anche se ovviamente gli istituti 41 bis sono diversi tra di loro. E io le rivolto la domanda e le dico, c'è il 41 bis
e parliamo di capacità di queste persone di continuare a comunicare. Si immagina se non ci fosse il 41 bis, come qualcuno interessatamente vorrebbe che non ci fosse? La situazione sarebbe ancora peggiore. Certo, è diciamo, veramente allucinante se uno considera tante cose, ma proprio le condizioni, io lo vedo non tanto da questo punto di vista qua, proprio dal punto di vista umano, come sono combinate le carceri, sono aumentati anche i suicidi. Allora, io dico una cosa. Le carceri devono levare la libertà, ma non la vita. La questi persona, si suicidano. Esatto, stavo dicendo esattamente questo. Allora, la persona che è in carcere, non parliamo di quella che è in custodia cautelare, perché no, no. Ovviamente è presunto innocente ed è vero, cioè, quindi si figuri, insomma. Ma la persona condannata con sentenza definitiva che sta, come si dice, scontando la pena, ha un solo debito da pagare allo Stato e lo paga in maniera intensa: perde la libertà. Ma persa la libertà, tutto il resto quella persona non lo deve, perché sì. Già ha pagato, come è giusto che abbia pagato, certo. Con la privazione, secondo me, del bene supremo di una persona, oltre, subito dopo quello della vita, che è il bene della libertà. Quindi è evidente che quella persona non deve subire ulteriori limitazioni. Quindi deve essere privato della libertà, perché questa è la pena che gli è stata data. Fatta questa premessa, però dico, non buttiamo via l'acqua con tutto il bambino, con il bambino. Buttiamo via il bambino con l'acqua. C'è un po' di confusione tra bambino e l'acqua. Ma il risultato finale è drammatico, sì, si butta via il buono e non buono. Ma no, però, scusi che le interrompo, a proposito di acqua, ha fatto benissimo invece questo fatto che lei ha detto bambino e acqua, mi sovviene, è un'altra diciamo cosa gravissima dell'acqua. Santa Maria Capovetere hanno l'acqua razionata. Allora, Santa Maria Capovetere, però come si può fare da anni? Mi faccia finire di rispondere. No, ma mi è piaciuto molto che si è... No, guarda le mangella. Vabbè. Stavo dicendo, attenzione però a questo, tutto questo non diventi però una scusa per creare, perché ripeto, chi ha sbagliato deve pagare, accertata il suo sbaglio nelle forme di legge, subendo la pena. Non rendiamo però quella pena una voce nel vento, no? Perché c'è il sovraffollamento carcerario. Perché altrimenti perdiamo l'efficacia di intimidazione che la sanzione penale deve avere. Cioè oggi, insomma, voglio dire, molte volte per andare in carcere bisogna proprio fare cose, parlo di persone che devono andare in carcere in esecuzione di pena. Certo. Tant'è vero che una delle riforme da ultimo approvate, la cosiddetta spazzacorrotti, è intervenuta eliminando alcuni benefici per i soggetti condannati per alcuni reati, come esempio quello di corruzione. Cioè recuperiamo anche la severità e se recuperiamo anche il significato vero della pena, si deve recuperare della sanzione penale. Tutto questo premesso, certo il fenomeno della condizione delle carceri è un fenomeno che va affrontato, ma che andrebbe affrontato forse, voglio dire, c'è un'alternativa tra liberare le persone. Ma si è parlato di indulto, c'è un'alternativa? È costruire le carceri, la pecunia numerata, così dice, sì, le pecunia, non cantanto urmisse, non ci sono i soldi, non si costruiscono e queste povere persone che hanno sbagliato. Io però a volte faccio un paragone, si immagini? È come se in un ospedale... Ma come si fa a rieducare? Non il carcere deve essere non rieducativo? Ci fossero, lei si immagina se in un ospedale non ci fossero più le sale operatorie? Per cui la soluzione è non operiamo più le persone. È questo. E lei è esaustivo in tutte le risposte. Finiamo con Napoli, una battuta la libero. A me è stata piacevolissima questa intervista, non so per i telespettatori sicuramente lo sarà stata. Spero per loro che è più importante. Ecco, perché poi è per loro che lo facciamo. A Napoli, no, a Milano, un detenuto, dice, tanto per sorridere, non per la detenzione, per carità, è un
un modo che ha il napoletano di, diciamo, di aggiustare le cose anche nel grave, diciamo, di sorridere. Allora questo detenuto, gli è stata fissata l'udienza il 17. Allora ha detto al GUP, al giudice delle indagini preliminari, ha detto sì, dice no, no, il 17 no, perché mi porta male. Allora ha risposto il GUP, ha detto, ma non è venerdì. Ha detto così, allora lui ha detto, signor giudice, se era venerdì non uscivo proprio, venerdì è il 17, per dire, e anche in quella situazione tragica, ecco, ha saputo trovare l'ironia, è importantissima l'ironia, secondo me al giorno d'oggi ci vuole, come diceva Socrate, l'ironia, la maieutica, il dialogo, sono tre cose importantissime. Soprattutto la capacità di prendersi sul serio, virgola, fino a un certo punto. Fino al centro punto, perché sennò poi dopo si eccede. Allora io non so come ringraziarla, la ringrazio tantissimo del piacere, dell'onore che piacere mi ha dato. Mio, veramente. È piacevolissimo parlare con lei, che le devo dire? Torni presto a trovarci, le auguro tante cose belle, non lavori tanto perché sta sempre a lavorare. Che le dico? Niente, le auguro tutto ciò che desidera. Grazie. Io grazie, non so i tuoi desiderata, ma insomma, grazie, che si possano realizzare. Grazie, grazie e ci vediamo presto. Grazie.